Guardavo queste immagini sulla Zeppelin, perché c'era una persona che voleva una torta fatta con questa foto, e ho visto la parola Led Zeppelin, e ho detto, ah, Led Zeppelin. A volte io non dormo la notte, mi sveglio con questa idea, mi viene l'idea a che la penso, a che la cosa la voglio fare. È così, vedi qualcosa nell'internet, un'idea, me lo dire, prima ci sono un po' di sherry e poi si fa la cosa o si prova. Cioè si discute e quando si prova, quanto spesso c'ha ragione la moglie? Quasi sempre. Senta, se le inventa lei ste torte strane, sti cannoli ripieni di altri cannoli? Ti piace quello, eh? Sì, sì, questi cannoli così grossi, sì, questi. E per Natale ne abbiamo tantissimi. E poi facciamo queste patatine che sono fatte di pasta di cannoli e mettiamo nel centro la ricotta. E lo sai quando li vendiamo a Natale? Migliaia. Le patatine siciliane? Le patatine siciliane, bravo. Qua il vero show, come dicono al cinema, è di mattina. Arrivano i miei operai che devono fare le consegne e poi verso le 4 o 5 di mattina entrano altri ragazzi, i pasticceri, che cominciano la produzione per la prossima giornata. Certe giornate facciamo 1.000-2.000 cannoli al giorno, a biscotti ne facciamo a tonnellate, a torte 200, 300, 400, una produzione che non finisce mai. Facciamo le zeppole, le pecorelle di mandorla, come se fossimo ancora in Sicilia. A voi chi vi ha insegnato a fare? Mio cognato Giuseppe Greco, viene da una lunga famiglia di pasticceri. Lui il mago, il maestro di tutto. Questo me l'ha insegnato mio padre. Mio nonno è venuto qua in America l'anno 1870, ha lavorato per la ferrovia. E sarà tornato in Italia, nella Sicilia, dove si è aperta la pasticceria. Poi l'anno 1965 mio padre è venuto qui in America per lavoro. A fare che cosa? Pasticcere. Per un poco di tempo mi sono perduto la traduzione, perché lo sai, quando uno è bambino e il padre vuole che lavora, ma poi mi sono innamorato altra volta con la pasticceria. Lei assaggia tutto? Quasi. Già è arrivato un punto che posso assaggiare con gli occhi, solo guardando un prodotto per vedere se è bene o no. Tanta gente fa i cannoli in America, ma la maggior parte non sono neanche simili a quelli siciliani. Qual è il segreto per fare un cannolo vero? Prima di tutto ci vuole dedizione e gli ingredienti devono essere il numero uno. Prodotti freschi, fatto con lavoro, sudato e con amore, quello è il segreto. Tu mi hai detto il segreto è quello. Sai qual è la mia soddisfazione più bella? A volte mi trovo in questi negozi dove noi vendiamo questa roba, faccio la mia spesa e vedo cose che sono biscotti miei, torte miei, nella carrozzella di qualcuno che se li sta comprando. Questo mi dà più soddisfazione di tutto, vedere persone che vanno in negozi dove c'è tanta roba da scegliere e scelgono le cose mie da portare a casa. Vorrei, se mi permetti, lanciare un appello agli italiani, che ho bisogno di persone per lavorare. Ho bisogno di pasticceri. Veramente? Veramente, sì. Questo lavoro oramai nessuno lo vuole più fare. Tutti vogliono lavorare al computer, con i telefonini, internet, no? Però quando è ora di mangiare queste cose poi le cercano.